Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video back to school, vi farò vedere quello che ho comprato finora per i ragazzi, per i bambini, per andare a scuola. Una piccola premessa, nel caso chi fosse magari entrato in questo video non mi conosce, io sono Silvia, 6 bambini. 5 che vanno a scuola, tra superiori, medie, elementari, e l'ultima invece piccolina ancora sta a casa con me. Quindi vedrete confezioni grandi proprio per questo motivo, perché gli altri anni poi mi sono ritrovata a dover sempre correre e andare a comprare, e allora quest'anno ho voluto cambiare, provare se questa modalità mi viene meglio. Allora, iniziamo subito da una cosa che serve principalmente per le elementari, anche per l'asilo, ma appunto io ancora non le ho. Quindi per le elementari ho preso questi grembiulini, sono ancora da stirare. Li ho presi al Lidl, erano a coppie, e 2 grembiulini fatti così, molto semplici, blu, da femminuccia, con questo colletto bianco col bordino rosa, e li ho pagati 9,99 euro. Sono molto semplici, uno è completamente blu, l'altro invece, che però al momento non ho, ha un disegnino qui molto piccolino, ma veramente molto semplici, e come prezzo stupendo, perché un grembiule 5 euro non si trova da nessuna parte. E li ho presi per Sabrina e per Giada, che sono le uniche che vanno ancora alle elementari per il momento. Poi invece per Gabriele, che inizierà prima media, abbiamo comprato lo zaino nuovo. Mi sono trovata molto bene con questa marca, l'Espac, sia per Manuel che per Giorgia. Ne avevo presi anche per loro a inizio medie, li stanno ancora usando adesso che sono alle superiori. Perciò l'ho preso anche a Gabriele, l'ha scelto verde, l'ha scelto di questo modello qui, ha veramente tantissime tasche, è uguale a quello dei suoi fratelli, qua ha una tasca e poi un'altra tasca, e l'ha scelto appunto uguale, però solamente di un colore diverso. E sono molto resistenti, li lavo in lavatrice e devo dire che ci troviamo bene. Per questo abbiamo preso anche gli astucci, anche Manuel e Giorgia ce l'hanno, e ce l'hanno già, infatti quest'anno non gliel'ho ricomprato appunto perché sono molto resistenti. Gabriele gliel'ho preso nuovo, fatto così, dentro a questa cernierina, questa taschina, e poi qui c'è un portapenne, e poi qua una tasca molto grande dove poter mettere penne, temperini, matite, tutte queste cose qui. Gabriele l'ha scelto verde, appunto come lo zaino, ma in realtà non è proprio la stessa tinta, però comunque sempre verde perché è il suo colore preferito. Passiamo adesso invece a Manuel. Manuel quest'anno inizierà il secondo anno di liceo delle scienze umane. Abbiamo preso il diario. Poi vi dico anche un'altra cosa sui diari. Manuel ha scelto questo qui di Bastardi Dentro in versione bianca, l'anno scorso l'aveva preso nero se non sbaglio, e insieme gli hanno regalato questa penna, è arrivato da un sito che non l'abbiamo preso qui in negozio, ma l'abbiamo preso su Amazon. Vi lascerò comunque tutte le cose, a parte i grembiuli che le ho prese al Bennett, tutte le cose che vedrete le ho acquistate su Amazon. E quindi vi lascerò poi sotto i link per arrivare direttamente al prodotto che ho acquistato io, così se vi interessa, vi serve per i vostri figli, eccetera, eccetera,
avete il link diretto, ci arrivate direttamente. Là appunto il sito, il negozio che ce l'ha spedito, ci ha dato come regalo questa penna gialla, gel, e niente, il diario che ho scelto è questo. Devo dire che mi piacciono molto perché, come potete vedere, hanno già giorni segnati, e così non dovrò andarlo a fare io, come invece più che altro succede forse in quelli degli elementari o in quelli più vecchi, si doveva segnare il giorno. Invece il fatto che il giorno sia già stampato è meraviglioso, così non bisogna andarlo a segnare noi, che poi immancabilmente tutte le volte mi sbagliavo, facevo un errore. Invece Giorgia, che quest'anno frequenterà il primo anno di liceo artistico, ha scelto la Smemoranda, questa qui, che è già un pochettino macchiata, Made in Italy, è scritto qua dietro, Believe in Your Dreams, è veramente molto molto bella, nera con questa fascia arcobaleno e anche le pagine sono colorate in arcobaleno. È bellissimo, anche lei dentro ha già segnati i giorni, così non bisogna andarli a segnare noi. E poi vabbè, ci sono varie scritte, ci sono anche pagine a righe, più che altro nella domenica mi sembra di aver visto. Poi vabbè, in fondo ci sono i tipici bigliettini della Smemoranda, e ci sono delle, qui c'è dei quadratini con le lettere e i numeri sopra, e in regalo invece Giorgia ha ricevuto questa penna arancione. Devo dire, anche questo qui è un altro sito, non lo stesso di Manuel, un altro negozio che era lontano. E devo dire che sono stati molto comunque, diciamo, carini, gentili a mandare questo omaggio, assolutamente gradito, perché poi le penne servono sempre. Poi, sempre per Manuel e Giorgia, ho preso, però sempre al Lidl, li ho presi al Lidl i grembiuli, non al Bennet, vabbè, sempre al Lidl, ho preso questi quaderni fatti così. Questi hanno questi quaderni a spirale, dentro hanno i fogli a righe già con i margini già bucati da inserire solamente dentro al raccoglitore. Poi quindi si scrive, molto comodo qui per scrivere, e poi si va, una volta che si è scritto da tutte e due le parti, a inserire nel raccoglitore quello che occorre, magari quello di italiano oppure quello di storia, come si preferisce. E ne ho presi appunto due, uno per Manuel e uno per Giorgia. Devo ancora cercarli a quadretti e poi ve li metterò nel prossimo Back to School, quello che faremo dopo, quando poi le scuole ci diranno che cosa vogliono. Più che altro le medie di Gabriele e l'artistico di Giorgia. E per quanto riguarda i diari, non vedete quelli di Gabriele, Sabrina e Giada, perché l'istituto dove vanno loro fornisce già dei diari uguali per tutti, con dentro, sono molto belli, ogni anno cambiano. L'anno scorso era associato con in Alpi, Prealpi se non sbaglio, e infatti c'erano anche le ricette dentro, bellissimo, infatti l'ho tenuto perché vorrei proprio andarne poi a provare, e quindi a loro non lo devo comprare. Ma andiamo avanti. Sempre su Amazon ho preso questo sacchettino di temperini. Adesso ne tiro fuori uno e ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere quello azzurro perché è il mio colore preferito. Dentro ce ne sono 5. Sono dei temperini, scusate, fatti così a porcellino. Si tira su qui il nasino e si inserisce la matita e si tempera. Ovviamente il serbatoio non è molto grosso, però era molto carino, e gliel'ho preso.
Mi sono piaciuti, poi erano 5 proprio come loro e quindi dietro c'è anche la codina e quindi gliel'ho presi. Sono veramente tenerissimi. Poi, sempre su Amazon, ho preso invece questa super confezione di gomme. E sono fatte così, ne prendo una e ve la faccio vedere. Dentro ce ne sono 30, non mi ricordo di preciso quanto le ho pagate, ma vi lascerò poi appunto i link. Non sono tanto grandi, però comunque vanno bene. Alla fine non sono quelle apposta per disegno o tecnica, ma sono quelle per tutti i giorni da cancellare quando magari si scrive sul libro o cose così. Quindi ne ho prese 30 perché così almeno intanto per un po' ne hanno. E poi, se per caso quest'anno non le usassero tutte, ce l'hanno poi per gli altri anni, perché essendo fasciate singolarmente non si vanno a rovinare finché non le apri. Poi io anche lì, io non mi ricordo di aver consumato mai una gomma, tanti, di aver usato una gomma tanto da consumarla e doverla cambiare. Quindi, a meno che l'unica che forse gli succederà questa cosa sarà Giorgia all'artistico, perché comunque disegnerà e quindi cancellerà. Poi, sempre su Amazon, che si è un po' distrutta, ho preso questa confezione di 10, mi sembra che sono. Sì, 10, ma non so dove è finito. Di mini bianchetti, mini correttori a penna. Abbiamo preso questi, vabbè, in realtà non pensavo fossero così piccolini, adesso ve li faccio vedere. Pensavo che erano un po' più grandi, però comunque sono molto molto carini. Ce la faccio, ecco. Sono molto carini. Sono grossi, come potete vedere, questa è la mia mano, sono così, sono da 4 ml. Però vanno bene, così sono comodi, anche stanno bene dentro l'astuccio, non sono esageratamente ingombranti, poi comunque li abbiamo a casa, quindi nel momento in cui li finisce, ce l'hanno. Se ne vogliono portare due per sicurezza, nessun problema, tanto li usano Manuel, Giorgia e Gabriele e basta. Poi, sempre per la questione facciamo un po' di scorta, ho preso le Bic blu. Ho chiesto a loro che colore preferivano. Mi hanno detto che preferivano il colore, la penna blu. Quindi ho preso questa confezione da 50 Bic blu, semplicissime, cioè niente proprio di. Anche qua la scatola è andata a farsi friggere, niente di chissà che, no? Cioè è una Bic blu. Anche queste qua molto belle, sono delle Bic, e ne ho prese tante perché appunto saranno in tre, poi la perdono, poi di qua e di là. Sparse in casa ci sono matite, penne di ogni colore, di ogni forma. Le tengo io in casa per quando devo scrivere qualcosa. Queste qui le ho prese espressamente per la scuola. Così almeno le hanno, quando se le finiscono se le possono portare dietro. Poi, dal cartolaio ho preso alle bambine, a Sabine e Giada, due colle. Per adesso ne ho prese così perché non ho trovato un'offerta, cioè in realtà non mi era venuta in mente la colla. Devo guardare se trovo una buona offerta su Amazon per le colle, così almeno gliene prendo un po', perché loro alle elementari ne fanno andare tantissime per via delle schede. Mentre invece Manuel l'anno scorso praticamente non l'ha mai usata, alle medie le usano molto molto meno. E poi il cartolaio dove siamo andati mi ha regalato queste due gomme a matitona, molto molto carine, figuratevi, loro sono state felicissime, della Giotto, una gialla e una rosa, molto carine devo dire, sono un po' particolari insomma. Poi, sempre su Amazon per Sabrina, ho preso, stavo pensando se farvi vedere prima queste e prima le altre cose, ma vi faccio vedere prima questi.
i pennarelli e i pastelli. Allora, iniziamo dai pennarelli. Abbiamo preso questi qui che sono i Giotto Turbo Color. Ho preso la confezione da 36 e ovviamente non li andrò a mettere tutti quanti nell'astuccio per due motivi. Uno, perché tutti non ci stanno, e due, perché sono troppi e poi rischia di confondersi. Quindi adesso vediamo un attimino se la maestra non ha pretese, cioè non chiede poi varie sfumature di colore, se per esempio se di blu ce ne sono due, mettiamo un azzurro e un blu, un verde chiaro, un verde scuro, un giallo sole e un giallo tipo fosforescente, arancione ne basta uno, cioè così, no? Marrone chiaro, marrone scuro, grigio, nero, e quindi glieli andrò poi comunque a mettere così. Poi se la maestra dovesse chiedere varie sfumature di colore, allora glieli andrò ad aggiungere, però per subito gli metto solamente quelli che servono. Mentre invece i pastelli abbiamo preso sempre della Giotto perché mi trovo bene, funzionano benissimo, durano un sacco, la qualità dei colori e proprio del prodotto è altissima, quindi preferisco spendere un pochettino di più ma prendere dei buoni colori, perché ho visto che prendendo quelli che costano un pochettino di meno, poi alla fine durano anche meno, le mine si rompono subito, oppure i pennarelli smettono di colorare. Addirittura avevo trovato dei pastelli che non coloravano. E quindi, cioè, siamo veramente a punti veramente fuori dal comune. Perciò ho preso questa confezione da 24 di pastelli della Giotto della Stil Novo. Mi piacciono appunto tantissimo e questi qua penso che li andrò a mettere tutti quanti dentro l'astuccio. Perché a Sabrina ho preso i colori separati? Perché Sabrina ha scelto come astuccio per i colori questo qui dei d'insieme, ok. Non so se le altre cose sono venute bene o se erano un po' sfocate. Ha scelto questo qui dei d'insieme che ha due cerniere. Scusatemi, però, come adesso vi faccio vedere, le cerniere non sono molto grandi. E quindi se andiamo a mettere troppi colori da una parte, poi dall'altra non ci sta più niente. E quindi preferisco dargliene un po' e un po', ecco. Poi ha scelto invece come astuccio principale per mettere le penne questo qua, sempre dell'insieme, però è fatto simile a quello di Gabriele Emanuele Giorgia, che si apre così. Non ha quel pezzettino per mettere le penne, però ha una tasca così grande, bella bella grande, dove ci sta assolutamente tutto quanto. Quindi penna blu, penna rossa, penna verde, matita, gomma, temperino, ci sta veramente tutto quanto. L'ha scelto lei, gliel'ho presi così dei d'insieme perché li seguono su YouTube, gli piacciono e quindi ho voluto accontentarle, visto che invece lo zaino per adesso rimane sempre quello che hanno, allora gli ho preso questi qua che gli piacevano. Giada invece, per quanto riguarda l'astuccio, ha scelto sempre anche lei i d'insieme, però ha scelto questo qui con le tre cerniere, che è fatto così. Allora, è molto bello perché qua alla cerniera ha la scritta d'insieme. È veramente veramente molto carina, a me è piaciuta tantissimo. Dentro è fatto così, allora un righello, una matita, una penna rossa, dentro c'era anche la penna blu che però l'ho presa io perché tanto Giada usa, Giada farà seconda elementare mentre invece Sabrina quinta elementare, e perciò non gli servono ancora Giada le penne non cancellabili. Perciò adesso andrò a prendere anche quella rossa che magari la userà uno dei suoi fratelli. A lei metteremo le Replay, che non le ho comprate perché ne ho ancora in casa. C'è una gomma dei d'insieme, un temperino, qui non mi chiedete cosa c'era perché non lo so. C'era qualcosa che probabilmente Giada ha già preso e ha già smarrito.
Poi qui in seconda cerniera ci sono i pastelli che dobbiamo andare a temperare e qui vi faccio vedere. C'è la scritta d'insieme, poi il posticino per scriverci il nome. E nell'ultima tasca ovviamente ci sono i pennarelli, che spero funzioneranno bene, che anche questi qua, vi faccio vedere qui sul nero se riesco, questi qua anche hanno sempre il posto per scrivere il nome e la scritta d'insieme. Veramente molto bello, le bambine sono state felicissime e io con loro, perché comunque già la scuola in questo periodo è un po' particolare, se almeno hanno qualche cosa che gli piace, magari sono più felice di usare queste cose, quindi ci vanno un po' più volentieri. E poi, sempre per Sabine e Giada, ho preso due temperini. Questo qua dobbiamo ancora finire di levargli la carta. Questo sono due temperini dei Me Contro Te, invece, questi qui. Molto carini anche questi, con Sofì di qui e lui di qua, con la scritta Me Contro Te. Si aprono così, sempre che faccio troppo in basso non si vede, e hanno tre buchi per temperare le matite, che visto così sembra una faccina. Molto carini, glielo ho presi perché così almeno sono contente, perché gli piacciono anche Me Contro Te. Poi invece per i bambini grandi ho preso penne rosse e penne verdi. Le ho prese sempre della Bic, però in questo caso non ho preso una confezione mega gigantesca, ma una confezione per ogni colore con quattro penne all'interno. Perché sempre dicevo con mio marito, poi non so voi, non mi ricordo di aver mai finito né una penna verde né una penna rossa in un anno di scuola, ma forse neanche in due o tre. Quindi ho preso dei pacchetti piccoli, inizieranno ad usare questi, poi se finirà la penna li andremo a ricomprare. Comunque, per adesso, per iniziare, diciamo, li ho preso queste qua. Poi, sempre per le grandi quantità, ho preso, vedi, sempre su Amazon, questo qui è Amazon Basics, e ho preso le matite. Ho preso una confezione con 30 matite già temperate e sono semplici, ve ne faccio vedere una matita normale, gialla con la gomma in cima. Molto molto semplice questa qui per scrivere, appunto, come vi dicevo, sul libro o cose così. E poi se a Giorgia chiederanno delle altre cose, appunto, gliele andremo a prendere, sicuramente gliele chiederanno. Però queste qui, appunto, sono per tutti i giorni, per scrivere sul libro oppure fare un disegno così a mano libera. Non specifiche per l'artistico oppure anche per Gabriele, tipo per disegno. Queste qua sono così. E poi, come ultima cosa di questo primo video, vi faccio vedere, ho comprato a loro questi bellissimi righellini. Sono confezionati un per uno, sono molto carini e colorati. Ok, vediamo se li vedete. Sì, allora c'è verde, azzurro, trasparente, viola e fucsia. Appunto, sono uno per ognuno: Manuel azzurro, Gabriele verde, Giorgia trasparente e Sabrina e Giada una viola e una fucsia. Sono molto, molto carini, devo dire. Semplici righellini da tenere nell'astuccio. In realtà, appunto, come avete visto, perlomeno Giada lo ha già, mentre invece gli altri bambini, avendo degli astucci normali, non lo avevano. Perciò ho trovato questa confezione da 5, perfetta per noi, con questi righellini semplici da 15. E niente, sono molto carini, utili, non li ho pagati tanto e
Gli sono piaciuti anche loro perché non sapevano che li avevo presi e quindi niente, questi qui sono i righellini che ho preso. D'altro, per il momento non ho preso più niente, mancano ancora i quaderni a spirale con i fogli a quadretti che devo andare a recuperare, ma volevo farvi questo video perché se no poi magari se vi interessa qualcosa per i vostri figli, se il video esce troppo tardi non riuscite a prenderlo. E niente, anche i quaderni non li avete visti nel video perché ne abbiamo veramente una quantità esagerata che adesso poi vi mostro. Anzi, vi lascio qui da qualche parte il video, il pezzetto, per farvi vedere quanti ne abbiamo. Sono veramente tanti, perciò gli ho detto per adesso ci sistemiamo con questi. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdere nessun prossimo video, ma soprattutto il Back to School numero 2, dove vi farò vedere i materiali che ci hanno richiesto dalla scuola e che abbiamo comprato. Io quindi per adesso vi saluto, vi mando un bacione, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! One, two.